Amici telespettatori e amici dei social, voi sapete benissimo che l'Ilva ora è passata nelle mani di ArcelorMittal, il colosso franco-indiano, un criminale senza se e senza ma. Ma dico questo perché? Perché mi riferisco alla materia ambientale e mi riferisco ai precedenti, appunto, alle condanne, alle vicende giudiziarie in ambito ambientale che hanno riguardato ArcelorMittal. Io già in precedenza ho avuto modo, rifacendomi ad articoli della stampa estera, ho avuto modo di far vedere quello che ArcelorMittal ha combinato come disastri ambientali in altri paesi, paesi della ex Jugoslavia dove le sue aziende hanno operato. Ora invece mi giunge un testo, un articolo che riguarda l'inquinamento in Pennsylvania e si fa riferimento alle 226 violazioni di ArcelorMittal durante i Wind Days. Sapete bene cosa sono i Wind Days? I Wind Days sono quelle giornate in cui si verifica lo spolverio, appunto, forte, marcato, in buona sostanza, il vento non fa altro che determinare una maggiore dispersione. Appunto delle polveri sottili, motivo per il quale in questi giorni in cui lo spolverio, diciamo, è più forte, in parole povere, ci sono le varie ordinanze sindacali e quant'altro in cui si dice: signori cari, chiudetevi in casa da tale ora a tale ora, prigionieri dell'Ilva. Ma vi voglio leggere i precedenti di ArcelorMittal. Mittal, siamo nel 2014 e vi leggo proprio la traduzione operata da Luca Cosline, non so se la pronuncia è questa, che traduce un articolo significativo. Lo leggo testualmente. Faccio un riassunto della storia veloce. Mittal acquistò questa fabbrica obsoleta degli anni 40 nel 2008, ma è dal 2014 che è stata rimessa in servizio l'area a caldo con la cokeria. Da quel momento alcune persone del vicinato, in giornate di sottovento, registravano forti cattivi odori, tanto che alcuni non riuscivano a dormire. Incominciarono a lamentarsi, chiamando le autorità competenti. Queste autorità, il DEP, installarono anche dei dispositivi mobili a casa di queste persone. Quindi si accertarono, udite udite, 226 violazioni. ArcelorMittal è un criminale, e poi vi dirò anche perché. In particolare sforò l'idrogeno solforato, aggiungo io, dice il traduttore, molto pericoloso, dice l'articolista, molto pericoloso, che superò di molto i limiti di legge consentiti, addirittura in misura superiore alle 8 volte. Poi ci si accorse che nello stabilimento mancavano alcune apparecchiature di monitoraggio di questi e altri gas, ed altre non funzionavano a dovere. A questo punto, l'organismo di controllo, a questo punto, pardon, il Penn Environment, un'organizzazione ambientalista, citò in giudizio civile la ditta per violazioni multiple del Clean Air Act. Oggi, a distanza di circa 2 anni, ArcelorMittal patteggia, quindi riconosce di aver compiuto un danno, c'è una condanna, ci sarebbe una condanna, e patteggia con 1,5 milioni di dollari che andranno ad EPA e DEP, più 300 mila dollari che saranno spesi per migliorare l'inquinamento dei bus scolastici della zona. In più devono installare una unità di desolforazione di backup che verrà attivata, mentre quella di desolforazione principale è offline per la manutenzione. Quindi, in buona sostanza, ArcelorMittal, alla luce di tutte queste violazioni alte, abbiamo detto queste 226 violazioni, patteggia, riconosce quello che ha combinato, sta
quindi sa benissimo che ci sarà una sentenza di condanna e dice: patteggiamo, chiudiamola qui. Questo è, signori cari, ArcelorMittal. ArcelorMittal che arriva con l'Ilva a Taranto, quindi un criminale che ha già compiuto crimini in alcuni paesi dell'ex Jugoslavia dove operava, l'ha fatto in Pennsylvania, e ArcelorMittal quindi arriva a Taranto. E voglio così citarvi alcuni dati raccapriccianti relativamente alla mortalità in alcuni quartieri di Taranto particolarmente vicini all'Ilva negli anni compresi tra il 2010 e il 2017. Sono dei dati dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, i dottori Valerio Gennaro, Antonello Russo, Stefania Cervellera, Antonella Bruni ed Emilio Giannicolo. E alla luce di questa situazione relativa all'inquinamento e al grado elevato di mortalità in questi quartieri, si richiedono appunto da parte di questa Associazione Italiana di Epidemiologia efficaci interventi di prevenzione primaria e monitoraggio ambientale e sanitario. C'è questa prevalenza, c'è questo esubero, questo eccesso di mortalità complessiva in questi quartieri, in questi anni, addirittura c'è un più rispetto ad altre zone, un più 78 morti appunto in queste zone rispetto ad altri. Forse non sono stato chiaro. A Taranto, nel quartiere Tamburi, nel quartiere Borgo, nel quartiere Paolo VI e nella Città Vecchia, in media ogni anno morivano 78 persone in più. E non morivano per opere e virtù dello Spirito Santo. Non morivano perché Cristo aveva detto: mi devo prendere 78 persone in più in questi quartieri. Morivano purtroppo e continuano a morire perché in queste zone è ancora più forte, è ancora più marcata l'incidenza dell'Ilva. Questa è Taranto. Questa è Taranto che purtroppo l'Ilva ha reso città della morte, una città che diventerà ancora più mortifera, portatrice di morte, grazie a dei criminali, ad un criminale incallito, quale è appunto il gruppo ArcelorMittal. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.